Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo». Non sembrerebbe una buona notizia il Vangelo di oggi, con questi annunci di catastrofi che spesso fanno sorgere dei profeti improvvisati che cercano di identificare il momento della fine. Conoscere in anticipo aiuta ad allontanare la paura, permette di gestire l'ansia dell'ignoto. Gesù però non risponde alla domanda sul quando, indicando un criterio cronologico di riconoscimento della fine. Più che uno sguardo in avanti, Gesù suggerisce uno sguardo dentro le cose. Dobbiamo leggere questo Vangelo come prosecuzione di quello di ieri. Siamo ancora nel Tempio con Gesù. I suoi ascoltatori non hanno capito le sue parole riguardo alla vedova povera e continuano a rimanere ammirati da ciò che appare, da ciò che è grande. Le ricche offerte gettate nel tesoro, come le belle pietre e i doni votivi, esercitano un potere di attrazione e di convinzione. Appaiono come realtà importanti e durature su cui fare affidamento. Ma Gesù mette in guardia: «Badate di non lasciarvi ingannare», che si potrebbe tradurre anche «non lasciarvi sedurre», perché di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra. Di quello che vedete, quello che agli occhi del mondo appare grande, significativo, essenziale, proprio questo passerà senza lasciare traccia. Il Tempio non esiste più, ma in tutto il mondo si continua a narrare della invisibile offerta della vedova povera. Di tanti ricchi non si ricorda il nome, ma del povero insignificante Lazzaro si sa che è accanto ad Abramo. E la buona notizia di oggi è che non resterà nulla anche di tutti i giochi di potere e delle devastazioni che sconvolgono la storia e che spesso ci lasciano smarriti. Queste cose devono avvenire, dice Gesù, perché non appartengono alla fine dei tempi ma alla storia, e per questo passeranno. Che cosa dunque rimarrà? Nella chiesa di San Salvatore in Cora a Istanbul, nell'affresco del giudizio finale, è raffigurato un angelo che solleva qualcosa che sembra una conchiglia. In realtà si tratta di un rotolo al cui interno si intravedono il sole, la luna e le stelle. «I cieli si arrotolano come un libro», aveva profetizzato Isaia, annunciando che questo mondo, così come lo vediamo, passerà. Cosa dunque rimarrà? Solo l'amore, quello della vedova povera che ha donato letteralmente tutta la sua vita e che solo Gesù ha visto. L'invito, allora, è a guardare con sapienza la storia dentro gli eventi, per riconoscere cosa realmente ha sostanza, cosa rimarrà, senza farsi ingannare e spaventare da ciò che si impone con forza ma non ha consistenza. Scrive San Nicola Cabasilas: «Quando tutto è perito, ciò che solo rimane e non permette che i viventi muoiano è la vita, ma tale appunto è l'amore,
Infatti, quando tutte le altre cose saranno scomparse, nel secolo futuro solo l'amore rimane, perché l'amore è la vita stessa di Dio.